bisogna iniziare un trattamento, dottor Labera? Allora direi che prima si comincia il trattamento e più aumenta la probabilità di ridurre i danni, arrestare il processo e migliorare l'aspetto estetico e funzionale. Il problema è che spesso mancano informazioni e il paziente aspetta troppo, un po' perché non sa dove andare, un po' perché altre volte si vergogna, altre volte ha paura di quello che vede su internet o su YouTube, dove purtroppo ci sono troppe immagini di interventi chirurgici che non sempre rassicurano il paziente. Ma nel trattamento di questa patologia, la peronite, ci sono solo trattamenti medici o anche chirurgici? Dunque, la lista dei trattamenti medici è molto lunga e quindi questo ci fa capire che non c'è una cura realmente efficace in tutti i casi. È importante però spiegare sempre al paziente tutti i passaggi della terapia, perché le spiegazioni, secondo me, sono parte integrante del percorso terapeutico. Per quanto riguarda i farmaci orali, le linee guida europee non ne sostengono l'uso. C'è un certo spazio per i cosiddetti FANS, cioè i farmaci antinfiammatori non steroidei, indicati solo per ridurre il dolore nella fase acuta della malattia. Poi c'è un secondo tipo di trattamento, che non sono appunto farmaci, ma sono delle infiltrazioni da fare iniettando un farmaco dentro la placca del pene. E qui ci sono molti farmaci, in cui elenco anche questo è un po' lungo. Queste infiltrazioni in genere possono talvolta dare un po' di fastidio o dolore, per questa ragione diciamo io eseguo nel 30-40% dei casi un estetico locale che rende l'infiltrazione totalmente prima di dolore. Fino al 2019-20 si è usato un prodotto molto molto efficace che si chiama collagenasi. Purtroppo questo farmaco oggi non viene più importato in Italia e i maggiori centri italiani ci stanno orientando verso l'uso dell'acido ialuronico. Un altro tipo di trattamento sono le trazioni del pene o il vacuum device, che è questo strumento qui in cui si crea del vuoto dentro questo cilindro, il pene viene fatto una specie di stretching e questo stretching aiuta a recuperare un po' la lunghezza del pene, un po' anche la curvatura, ma deve essere associato anche ad altri trattamenti, da solo non è sempre sufficiente.